Ciao a tutti amici di Carta Carbone, siete pronti per una nuovissima avventura? Sul nostro sito non solo libri, film o consigli vari, ma abbiamo fatto per voi e preparato soprattutto delle nuove attività. Partiamo subito con la lanterna delle storie. Come si fa? Beh, è semplice, basta seguire il video che abbiamo preparato per voi, scegliere il vostro libro preferito, io ho scelto il mio ovviamente, o inventare da zero una storia da poter poi raccontare attraverso un teatro molto molto speciale. Siete pronti? Per costruire la nostra lanterna di Annie servono pochissime cose, sono tutte cose che abbiamo sicuramente nei nostri astucci e sicuramente anche a casa. Allora, io uso una striscia di cartoncino nero. Ma se ce l'avete colorato va benissimo comunque, perché dobbiamo poi ritagliarlo e usarlo come struttura appunto per la lanterna, ma anche come sagome da poter poi proiettare. Quindi prendiamo un righello o una riga, quello che insomma avete a casa, e partiamo prendendo una misura di 2 cm, 2,5 cm dalla fine del cartoncino al centro, è una lunghezza di 12-13 cm dal primo punto che avete disegnato. Per l'altezza invece teniamo sempre un margine di 2 cm da un lato e dall'altro, così abbiamo uno stacco che ci permette poi di ottenere questo risultato qui. Io l'ho già preparato così da essere più veloci e in modo anche da farvi vedere che una volta che voi avete fatto il vostro rettangolo con appunto una lunghezza di 12,5 cm e un'altezza di 21 cm, quello che poi noi abbiamo è una finestra di questo tipo. Vi consiglio anche di non usare sempre il righello, cioè una volta che avete ritagliato la prima parte potete usarla come stampo, un po' come ho fatto io, e magari con delle forbici, se non avete un taglierino o se siete da soli a casa, quindi un adulto non vi può aiutare, prendete giusto il righello e il taglierino, magari se avete appunto un supporto di un adulto, e ritagliate facendo molta attenzione, dovete sempre bloccare prima la lama tirando giù la levetta della taglierina, usando magari anche un cartoncino come ho io, proprio per ritaglio, per non rovinare il tavolo di mamma che poi ci rincorre con la scarpa, meglio evitare, anche se magari riusciamo ad avere il vento in tasca, ma è sempre bene non rischiare. Facendo quindi molta molta attenzione, guardate un po', otteniamo un altro riquadro. Basta sollevare, fare una leggera pressione e il cartoncino viene via quasi semplicemente. Ecco, vedete, io ne ho fatti 3 e voi adesso vi domanderete: sì, ma se non abbiamo la taglierina come possiamo fare? Presto fatto e presto detto, prendete le vostre forbici, tagliate il cartoncino in 2 parti così, tagliate al centro, fate un segno e poi dopo andate a ritagliare lungo i bordi in questo modo. Attenzione anche qui come tagliate, ma soprattutto il bello di questo lavoro è che non serve tanto materiale, perché riutilizziamo tutto quello che abbiamo a disposizione, soprattutto il cartoncino nero per fare le nostre immagini, le nostre forme. Qui vi faccio vedere come. Magari qualcuno potrà tagliare anche in maniera un po' disordinata, ma non fa niente, anche perché appunto ritornandoci poi dopo si sistema tutto quanto. Allora, questa è la struttura della nostra lampada magica, la stessa lampada che Annie usò in Giappone per raccontare quello che fu il suo viaggio nei 15 mesi di pedalata.
è, se vogliamo, un po' un nonno di quello che noi oggi conosciamo come proiettore, perché lei attraverso le sue immagini, le sue foto e una lampadina messa appunto all'interno della lampada, come faremo noi alla fine del nostro lavoro, riuscì a far vedere tutte le località e le persone che incontrò e che vide durante la sua pedalata. Ecco, qua c'è da fare un piccolo, da sistemare una piccola cosa, ed ecco fatto la nostra lampada, diciamo la struttura della nostra lampada è quasi pronta. Cosa manca? Manca, ecco, poi noi la chiuderemo così, vedete? All'interno metteremo una lampadina, ma cosa manca per renderla una lampada o un teatro delle ombre? Ecco qua, ci serve la carta da forno e ci servirà anche per un'altra cosa. Allora, una volta che abbiamo ritagliato è molto più semplice prendere le misure, perciò basta fare questo, sistemare la carta da forno su ogni finestrella e magari già mettere la colla e poi ritagliare in base alla grandezza che ci serve. Io ho già fatto questa cosa, vi faccio vedere. Ecco qui, vedete? Ho già fatto il primo taglio della lanterna, quindi delle parti che servono per proiettare le nostre immagini, che serviranno per illuminare il viaggio di Annie. Ecco, magari la colla ci può giocare a brutti scherzi, sempre meglio averne una di riserva. Ecco qua, vedete? Vi consiglio di non fare il taglio subito, ma di incollare e poi dopo fare quello che faccio io. È una cosa molto veloce, guardate. Ma la cosa molto bella è che voi potrete tenere sempre la stessa struttura della lampada e cambiare semplicemente i fogli della vostra lanterna, così da poter cambiare sempre il vostro racconto e avere sempre una storia nuova. Ecco, questo è in esubero, quindi è in più, possiamo piegarlo in questo modo con la taglierina sempre o con le forbici, sistemarlo, guardate un po', blocchiamola sempre, e questo che facciamo? Lo buttiamo? No, lo teniamo, poi vi faccio vedere perché. Continuiamo la costruzione delle nostre pareti magiche, chiamiamole così, e vediamo un pochino che cosa succederà. C'è bisogno di fare molta attenzione, è un lavoro di precisione un pochino, quindi ci vuole anche un po' di pazienza, però tutto si risolve. Allora, se c'è un esubero di carta sia in alto che in basso non è un problema, anche se c'è un po' di colla fuori dai bordi va benissimo così, tanto poi si asciuga. Qui attenzione alle dita, ecco qua, non si sbaglia niente, anzi tutto quello che avanza e tutto quello che si sbaglia sarà sicuramente utile per il nostro lavoro dopo. Vedete, qua io adesso ho sbagliato un pochino a tagliare, ma non fa nulla, perché tanto poi come chiuderemo la lanterna non si vedrà, e ogni volta che cambieremo la nostra storia potremo sistemarla o vedere un po'. Ovviamente questo è un modello base di lanterna, quindi voi potrete poi personalizzarla come meglio credete, magari facendola anche colorata. Io avevo del cartoncino nero e l'ho fatta così, ma nulla vi vieta di farla rossa, gialla, verde, perché no, azzurra, come piace a voi, magari anche col vostro colore preferito e siete a posto. Ecco, quindi questo è sempre l'interno, non succede niente se si sbaglia. Ecco qua. Questi pezzi, mi raccomando, teneteli, sono importantissimi, poi vi farò vedere perché. Si va avanti, qua magari tagliamo un pochino, ecco qua. Se si passa leggermente la lama non si rovina nemmeno il cartoncino. L'ultimo foglio per la nostra lanterna,
qua facciamo un po' di spazio così. Ecco fatto. Così poi mettiamo l'ultimo pezzetto. E ci siamo quasi. Ecco qua. Questo è un po' il lavoro che fecero i ragazzi di Marsiglia quando regalarono la lanterna magica a Danny. Allora, guardate un po', poi noi che cosa facciamo dopo? La chiudiamo così, sempre con della colla, magari se abbiamo delle graffette possiamo graffettare, e questo è il primo risultato. Ancora non dobbiamo chiudere, però vedete che tutti gli errori che ho fatto dentro non si vedono con la carta? Ok, allora adesso sistemiamo. Ecco, questo è il risultato che si vedrà all'esterno. Spostiamo un attimo il nostro, la nostra base, e riprendiamo quelli che erano gli scarti dei cartoncini e gli scarti della carta da forno. Perché? Perché voi potrete decidere se disegnare con la vostra matita. Vi consiglio una matita che abbia una mina molto grassa, quindi magari anche un HB, un HB2. Perché? Perché potrete scegliere appunto se inventare voi il vostro personaggio o una parte della storia che luogo comune non ha ancora disegnato, e disegnarla. Facciamo un ritratto un po' così di Annie. Disegnarla voi stessi sulla carta, facendo solo i contorni, non disegnando i dettagli, quindi non disegnando occhi, non disegnando bocche, ma semplicemente la sagoma del nostro personaggio. Perché poi, io non sono brava come luogo comune, però diciamo che provo a fare qualcosa che possa assomigliare alla nostra Annie. Ecco qui così. Qua c'è l'altro pezzo del manubrio della bicicletta di Annie, magari qua possiamo fare il faro in questo modo, e chissà. Ecco, che cosa succede adesso? Perché l'ho fatto sulla carta da forno? Perché la carta da forno è molto unta come carta, ed è un po' come quella che noi usavamo da piccoli e si chiamava carta carbone. Quindi si ricopiava, si può girare in questo modo se siete molto bravi a ricalcare il vostro personaggio, oppure potete sempre fare questo gioco e calcare forte forte la vostra matita sul cartoncino nero, in modo da lasciare un segno che poi andrete a ricalcare e in secondo luogo a ritagliare. Poi vi faccio vedere come. Ricordatevi di ripassare la matita ovunque, sui contorni, in modo da agevolarvi poi nell'ulteriore ripasso della matita e nel ritaglio. Se avete già le idee ben chiare, questo è un passaggio che potete anche, come dire, saltare e andare subito al sodo, disegnando sul vostro cartoncino solo i contorni. Ora non si vedono, però io li ripasso con la matita, e questo è lo stesso disegno che ho fatto prima sulla carta da forno. Questo poi è quello che io andrò a ritagliare. Allora, siccome a me però piacciono tantissimo le illustrazioni di luogo comune, che cosa ho fatto? Ho scelto le parti della storia che mi sono piaciute di più, le ho ricalcate in questo modo, vedete? Le ho ricalcate in questo modo. Questa è Annie che parte, questa addirittura l'ho presa dalla copertina. Qua è quando partono da Marsiglia e vanno in Egitto. Qua ancora prima è quando Annie vince a scacchi il suo biglietto, ma non vi dico altro. E poi questa, insomma, lo scoprirete quando
quando leggerete il libro, però erano le mie quattro scene preferite e le ho ricalcate sul cartoncino e sono pronta a ritagliarla. Vedete che ho fatto solo i contorni, i dettagli non servono perché poi proietteremo e vedremo cosa viene fuori. Allora, la taglierina sicuramente vi serve per fare le parti più difficili da tagliare con le forbici, quindi magari qua vedete se c'è qualche adulto che vi può aiutare magari per queste parti. Bisogna ritagliare i contorni, bisogna fare molta attenzione, è un lavoro dove bisogna concentrarsi un po' e bisogna avere molta molta pazienza, bisogna fare attenzione alle mani, che le dita ci servono sempre tutte. Ecco qua, possiamo iniziare forse a vedere qualcosa, chissà, vediamo un po'. Quindi pochi segni precisi con la lama, sollevate il cartoncino ecco qua. Se si fa fatica a staccare vuol dire che non è stato tagliato bene, quindi magari ripassateci con la punta della taglierina, altrimenti si rischia di rovinare tutto. Questo lavoro noi lo stiamo facendo con il libro di Annie, Il vento in tasca, ma è chiaro che si può fare con tutte le storie che vi piacciono o che vi sono piaciute particolarmente, quindi non ponete limiti alla vostra fantasia, anzi, se volete potete anche inventare una storia da raccontare con la vostra lanterna magica. Che dite? Secondo me è proprio un'ottima idea. Ovviamente più particolari mettete e più dovrete lavorare. Attenzione, ecco, questa è una cosa che solitamente sbaglio sempre, che mi confondo e vado a tagliare tutto il cerchio. Vediamo se questa volta ho sbagliato oppure no. Questi pezzi piccoli lo stesso vi consiglio di tenerli, perché magari vi viene un'idea e potete riutilizzarli. Teniamo tutto, non buttiamo via niente. Vedete che prende già forma? Guardate un po'. Qui c'è dello scotch perché quando ho ricalcato ho ripassato e ho fermato la carta da forno sul cartoncino. Adesso faccio tutto con la taglierina, ma questo si può fare tranquillamente con le forbici. Si fa tutto così per intaglio. Quando ci sono dei pezzi che avete già passato con la taglierina e sono così piccoli, magari per tagliarli appoggiatevi al cartone, così potete fare pressione su una parte e tirare senza rovinare così il vostro ritaglio. Ecco fatto. Ripeto, con questa tecnica potete raccontare davvero ogni cosa, ogni storia. Poi, se ci sono segni di matita, segni di cancellatura, non vi preoccupate, perché una volta che lo attaccheremo sul nostro schermo, possiamo anche chiamarlo così, vedrete che non si noterà nessuna sbavatura. L'importante è avere pazienza e ritagliare.
questo è un lavoro che dobbiamo fare con tutte le immagini che abbiamo scelto e che abbiamo a disposizione. Qui magari facciamo così, in modo da avere la possibilità di andare più nel dettaglio. Ecco qua, ecco la nostra prima immagine che andremo ad attaccare nel retro della nostra lanterna. Aspettate, qua c'è un pezzino che va tolto, quindi passiamo la colla sulla sagoma in questo modo. Consiglio di passare un po' anche fuori in modo da far aderire al meglio la sagoma e poi continuiamo con le nostre figure. Io seguo il filo della storia, quindi chissà dove porterà questa nave la nostra Annie, dove la farà arrivare o dove la farà tornare. Questo voi, se avete piacere, lo scoprirete leggendo la sua storia. Questo è un po' difficile perché è molto piccolina, ma con un po' di pazienza tutto si fa. Qui attenti a non tagliare tutto, altrimenti poi ci perdiamo l'immagine. Quando è così piccola prendiamo la taglierina o magari delle forbici un po' più piccoline, di sicuro in casa ci sono, oppure chiediamo l'aiuto a un adulto. Qua bisogna fare un buchino che è un po' quello che si chiama appunto luce. Poi ripeto, il colore del cartoncino può essere qualunque, a voi la scelta. E anche la nostra nave è quasi pronta. Tra l'altro c'è anche un altro bellissimo libro dove Luogo Comune ha disegnato tantissime navi e lì veramente, una volta che andate a leggere e lo vedete, sicuramente avrete tante ispirazioni e tante navi da poter copiare o ricalcare. Ecco, questa è l'altra immagine che andiamo a posizionare sempre nella nostra lanterna, ovviamente seguendo un po' anche la storia del disegno. Quindi se io faccio la parte finale di una nave ricalcando soltanto un pezzo, ecco, non posso metterlo al centro perché insomma non sarebbe molto carino, però posso metterlo così proprio al limite. Quindi vado a mettere la colla, ecco. Bene, vedete che piano piano quando andremo a chiudere la nostra lanterna, voi direte sì, ma non si vede niente, come si fa? Poi ve lo dico, tranquilli, che tutto è possibile. Qui abbiamo delle altre sagome. Questa è sempre una parte della storia di Annie. Ovviamente voi potete dirci anche quello che non c'è scritto, potete inventare qualsiasi cosa, quindi sbizzarritevi anche in questo, mi raccomando.
potete scrivere la vostra storia e raccontarla così. Ora che abbiamo tutte le nostre figure nel retro della nostra lanterna, andiamo a chiuderla. Quindi, colla. Facciamo in modo che tutto combaci alla perfezione. Una leggera pressione in modo da inserire il cartoncino in maniera corretta ed ecco che la nostra lanterna è pronta. Sì, ma come si fa a farla funzionare? Basta una pila, una torcia, una candela, una luce, insomma, da mettere all'interno, usando quella del cellulare per esempio, con la nostra lanterna, basta spegnere la luce.